Noi iniziamo come nostro solito con il maestro Gattico e la nostra sigla. Nella plaza de Alita de Torino, ay, 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 solo un nome si siente mormorar. Sì, signor, nella reina quando entra la guerriglia, madami, ha partito soltanto di acclamar. Quale? Solo a lui. Lindissimo Paquito, il gran raccontator, solo a lui che gioca e mata il cor, e vive il gran Paquito. Il tango, questo però è il tango di un uomo. E re dei contador. Poi formeremo una seconda giuria nel secondo tempo di Storie e Lizze.
questi giurati hanno il compito di dare dei voti, come tutte le giurie di questo mondo fanno. E adesso il nostro Arsenio Brauomo, notaio non professionista, ci dirà... Sì, dici tutto tu, io non ho detto niente. Va bene, allora mi taccio e lascio che il nostro notaro dica alla giuria come deve votare. E per... Sì, grazie, sì. Io sono il notaio non professionista. Volevano fare notare questa sera, loro hanno resistito, quindi tocca di nuovo a me fare questa cosa. La giuria deve votare sul tema della storia, quindi sul fatto che sia in tema con la storia di esistenza, che vuol dire non solo partigiani, ma anche resistere, non so, una tentazione, resistere... Sono in resistenza elettrica, per esempio. Sul tempo, dopo 5 minuti, il maestro Gattico farà un avvertimento, tipo il maestro Gattico che è sempre pronto a un avvertimento di questo tipo. In questo modo il raccontatore si accorgerà che sono passati 5 minuti e dovrebbe chiudere, quindi se chiude molto bene, se non chiude va avanti, la giuria dovrebbe dare un voto leggermente più basso e poi deve guardare ovviamente la bellezza della storia e basta. Poi il resto l'hai detto tu? Sì, abbiamo detto praticamente tutto, quindi, direi che possiamo iniziare non prima di aver ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile Storia Edilizia. Sì, ringraziamo innanzitutto i nostri sponsors, cioè coloro che ci hanno dato una mano su qualcosa di sponsor che amiamo profondamente, è la libreria Trebisonda, di cui vedete probabilmente un bellissimo libraio, la libreria Trebisonda di San Salvario, che darà una parte dei premi al secondo e al terzo classificato in forma giustamente di libri. E poi abbiamo qui al mixer dei ragazzi che non sono propriamente degli sponsor ma sono dei partners. Spiega tu, Alessandro. Va bene, allora facciamo così. Se voi andate sul sito www.docusando.it troverete dei documentari sonori, molto belli peraltro. Loro di questo si occupano del racconto della realtà e della quale restituiscono il suono. Allora, fra tutte le storie che sono state raccontate a Storia Edilizia, ne hanno scelta una. Questa storia, questa sera, vincerà il premio DocuSound, e cioè il suo tocco a te. Il premio DocuSound è praticamente, funziona così. Praticamente colui che, o lei che, secondo il signor DocuSound, hanno raccontato la storia più interessante dal loro punto di vista, ma anche magari dal nostro, non si sa, quello dovremmo capire, ecco, avrà un premio speciale, cioè i ragazzi di DocuSound creeranno un vero e proprio documentario sonoro partendo dalla sua storia. Diciamo anche che intanto, se voi andate sul sito invece di Storia Edilizia, trovate i podcast con alcune delle storie che abbiamo selezionato in questa serata. Ne troverete anche nelle prossime settimane. Questa ormai è l'ultima serata, ma noi abbiamo, o meglio, i ragazzi di DocuSound hanno registrato diverse di queste storie e noi piano piano le metteremo in rete. Vediamo che adesso così. Abbiamo detto tutto il pappardellone e quindi possiamo iniziare con la gara, la finale di Storia Edilizia. Noi prima abbiamo estratto sorte. Se noi facciamo i suggeritori, il primo o la prima raccontatrice o raccontatore, e qui sappiamo esattamente chi sarà il primo raccontatore. E lo vogliamo dire? Vogliamo anche che voi tributaste un applauso di simpatia e di amicizia. Signore e signori, Carlo Molinaro. Diciamo che Carlo Molinaro è stato uno dei due vincitori della prima serata. Il tema della prima serata era storie di letti. Questa sera invece ci racconterà una storia di resistenza, ma ci dice anche che libro ha portato
edizione 1950. Più in tema di così. Carlo Molinaro. Guarda. Professore, non sono molto preparato, anche se ho una certa età, sono nato dopo la Resistenza, dopo questa Resistenza. E a me non piace raccontare le cose di seconda mano. E allora ho pensato di raccontare la mia vita, non è molto originale, la mia vita in 5 minuti, la mia vita come Resistenza, perché la vita è Resistenza. Io già mi ricordo che quando avevo 8 mesi, mia madre decise di allattarmi, giustamente, e provavano a darmi il biberon. Non ci riuscirono mai. Il biberon è una tetta finta. E il ciuccio è un biberon finto, quindi il ciuccio è meta finto. Una cosa assolutamente inaccettabile. A me le cose finte non andavano già 8 mesi. Infatti mi dice mia madre che non ci riuscirono mai. Mi allattò ancora un po' e poi incominciarono a nutrirmi con il cucchiaino. Ma in questa bocca non è mai entrato né un biberon né un ciuccio. Sicuramente questo ha conseguenze gravi su tutta la mia psiche, ma comunque questo è un altro discorso. Era per dire che fin dall'inizio la vita è resistere contro le cose finte. E io ho resistito, il biberon non l'ho preso. Poi c'è stata la scuola dove mi dicevano scrivi bene, ma non scrivi le cose giuste. Io rispondevo, sì. Tu scrivi le cose giuste, ma scrivi di merda. E c'erano delle polemiche con i maestri, con i professori, ho sempre resistito, tante volte ho preso zero, ho preso questo voto a scuola zero, non arrivo, ma me ne sono cavato, ho resistito alla scuola, che cerca di omologarti, di farti diventare un altro, ho resistito all'università, ho resistito al 68, ai luoghi comuni, alle frasi fatte, mi ricordo. Le frasi fatte ce ne sono anche adesso, ma ce ne vanno allora. Le frasi fatte e le frasi disfatte. Perché ci sono le frasi fatte che ti battono in testa e le frasi disfatte, nel senso che tutte le frasi le disfanno. Ho resistito a questo, poi ho resistito a un matrimonio, a un lungo matrimonio, ho resistito a mia suocera. Vabbè, questo è un classico. E poi il lavoro. Ho trovato il lavoro, che era anche una fortuna, ma dentro un'azienda, timbrare il cartellino per 27 anni, ho resistito 27 anni a timbrare il cartellino e poi ho resistito e sto ancora resistendo da altri 10 anni a non timbrarlo più e quindi a non avere uno stipendio e non sapere mai come pagherò l'affitto il prossimo mese. Questa storia, vedete, è una storia un po' sconclusionata perché non si sa se far ridere o se far piangere, perché la vita è sconclusionata e poi ci sono gli amori. Ho resistito negli amori, fuori dagli amori e dentro gli amori. Gli amori sono come una geografia tutto intorno. Ho resistito nelle onde affascinanti ma inquietanti di una donna veneziana. Ho resistito nelle nebbie dei ricordi di una donna genovese. Ho resistito come un gatto tenace a raspare contro lo steccato di una ragazza catalana. Ho resistito nei fiumi di ricordi di altre ragazze, di altre regioni, perché è tutta una geografia. In queste geografie ho resistito e resisto ancora, ma non riassumendo, perché non c'è niente da riassumere, e non concludendo, perché non c'è niente da concludere. Come forse potete constatare, in questo momento io sono ancora vivo, credo che si possa constatare, e quindi se la storia è quella della mia vita, non è possibile concluderla. Ma la cosa più dura contro cui ho sempre resistito, il nocciolo della storia, è me stesso. Da quando sono nato, la cosa più difficile è stata resistere contro me stesso, contro quel me stesso che mi hanno messo dentro all'epoca in cui non potevo farci niente. Scommetto che è successo anche a voi. Ti mettono dentro un te stesso che non ti piace e che ti cresce dentro, che ti accompagna e ti dice lascia perdere, dice ma non fare tutte queste cose, dice ma sta bravo, dice ma adattati e va avanti da ragazzo, gli dice ma cosa fai, la contestazione ma studia, e poi dice ma lavora, e poi più avanti ti dice ma Carlo c'hai quasi 60 anni, devi ancora sconvolgere la vita dagli amori, ma perché nel cellulare non hai le foto dei nipotini, neanche più dei figli che sono grandi, ormai tu nel cellulare dovresti avere le foto dei nipotini, non la foto di Romina, Clara, Eva, Federica,
dovresti avere le foto dei nipotini e io sto io sembra di resistere io, fatti i cazzi vuoi! Io nel cellulare tengo le foto di chi voglio, io mi faccio sconvolgere da chi voglio, io resisto contro me stesso fino alla fine, questa è la storia, è questo il nucleo della storia, anche se andando avanti in questo tempo che io non ho sottoscritto, io non ho firmato per crescere, per diventare adulto, ma è successo lo stesso, pare che non sia necessaria la firma, ti confermo. Ti accorgi che puoi vincere le battaglie in questa resistenza, come in ogni resistenza, ma alla fine, quando scade il tempo, perdi la guerra. La guerra non la puoi vincere, perché non c'è senso. Però, che fare? Piangere, disperarsi? No. Anche davanti all'assenza di senso di tutto, la risposta è uguale. Resistere. Della città di Torino, dove avevano censito su bollini rosa con coordinate alfanumeriche i luoghi dove le lapidi esistono. Ci siamo sentite e lei era scioccata, in quanto la maggior parte di queste lapidi erano concentrate nel centro città. Immaginate una mappa, le coordinate come su un risico, K9 e K10, i 9 e i 10, per darvi un'idea immaginifica. La parte tra Piazza Albarello, Corso Regina, Corso San Maurizio, fino a tutto via Roma. Pieno zeppo di lapidi, che forse nessuno di noi più riconosce sulle mura. Poi, a macchia di leopardo, nella periferia, alla più lontana periferia, a riprova del fatto che questa città, per nessuno dei suoi centimetri quadri, non ha avuto la tutela dei partigiani. Barbara era abbastanza scioccata del fatto soprattutto che ci fossero tante lapidi lì dove lei non le aveva viste. E lei non è una donna comune. Lei è una mamma che al proprio bambino di 2 anni e mezzo ha insegnato a cantare Bandiera Rossa. Comunque, è sintomo che forse rischiamo di perdere la memoria.
comincio questo lavoro cominciando dalla periferia per un fatto di comodità, e mi diceva: Milena, è assurdo, io arrivo, queste lapidi sono su palazzi belli, storici, o su palazzacci anni 70, la gente passa davanti, non le guarda, non le legge, nulla. Il bel giorno avvenne quando si trovava in piazza Omero, nei pressi di piazza Pitagora, vide questa lapide che diceva: ignoto, 8 novembre del 44. E si fissò quel nome, cercando di immaginare ad occhi chiusi, con la forza della suggestione, quello che era successo tanti anni fa, i colpi, l'ultimo respiro, il sangue. Quando all'improvviso, vestita come CSI, guanti di latte e calce bianco, arriva un vecchietto abbastanza incazzoso sulla novantina che le fece il terzo grado. Non gli fu sufficiente la dolcezza della mia amica, occhioni azzurri, a spiegare perché fosse lì col suo pennellino a pulire la lapide dell'ignoto, ma volle vedere il contrassegno e il lasciapassare del comune. Barbara glielo forse. E poi chiese: ma lei, l'ignoto, lo conosceva? Salvatore partì a raso in un racconto senza fine, un flusso di coscienza. Certo, era Aristide Liborio, il mio più caro amico, quella notte eravamo insieme, Alba era stata appena liberata e c'erano i repubblichini, erano arrivati in massa, c'era una rappresaglia. Io sono fuggito e via, ho onorato Vignani, e ho detto: Aristide, aspettami, Aristide, ti proteggo, Aristide. Aristide andò da solo, verso il nord, verso Piazza Castello. Non lo potetti fermare, Aristide andò. La mattina dopo lo trovarono morto. Così mi disse, con la faccia massacrata dalla mitragliatrice lì, sotto quella lapide. Ma io, signorina, non l'ho tradito. Io vengo qui, una volta ogni 2 mesi porto un fiore di stoffa, che sembra una stella alpina. La compro al cimitero monumentale, dove vado a trovare la mia fidanzata Giuditta. Lei è morta 2 anni dalla liberazione. Lei è morta perché si ammalò di paura quella notte. Lei lavorava in un palazzo signorile in via Maria Vittoria, faceva la cameriera e dormiva su un soppalco, quando nel cuore della notte fu svegliata da urla di dolore. Erano arrivati i repubblichini, erano arrivati e avevano preso un partigiano dal letto della ragazza della stanza accanto, l'avevano preso, l'avevano scozzato, gli avevano a crudo tagliato i coglioni e l'avevano buttato come un sacco nel cortile. Giuditta perse la parola, non mi amò più e dopo 2 anni morì per la paura. Barbara era già scioccata da questa storia, potete immaginare, non era più capace di intendere di volere né di finire la pulizia della lapide. E lui disse: signorina, finisca, che io tra 2 giorni torno qui col mio fiore nuovo. Barbara pensò di invertire completamente l'ordine del suo programma giornaliero. Il giorno dopo andò in via Maria Vittoria. In 5 minuti trovò l'R2, il bollino rosa, palazzo signorile. Capì, era lì la lapide. Era lì la lapide dell'uomo scozzato mentre faceva l'amore con la propria donna. Alzò gli occhi e lesse: A Liborio, 8 novembre del 44. Aristide era morto lì, nelle braccia di Giuditta, e Salvatore non l'aveva mai saputo. Tornata il giorno dopo in piazza Omero, immediatamente pulì la lapide. Immediatamente arrivò Salvatore. Lei lo guardò e disse: Salvatore, ma lei sa chi è morto in quella stanza di quell'appartamento signorile? Lui rispose: non è importante, quella notte a Torino sono morti troppi partigiani. Girò le spalle e andò via con il fiore in mano. Grazie. Beh, io ho portato Fantozzi, sono esistenti. Paolo Villaggio. Quel giorno uscivo dall'ospedale, non me lo ricordo bene se ero andato io all'ospedale o ero andato a trovare qualcuno, ma la cosa che ricordo bene è che era... avevo lasciato la macchina leggermente fuori dalle strisce dei parcheggi. Arrivando vidi che c'era un fogliettino sul parabrezza. Non essi, c'era scritto: divieto di sosta, 35 euro. Bestemmiai. Poi vidi che c'era
un omino piccolino vestito da vigile urbano, nascosto tra le macchine. Io lo guardai, lui guardò me e iniziò a scappare. E io dissi qui, perché mi dissi, se scappa evidentemente ha fatto una cazzata. E questo mi fece incazzare ancora di più del fatto di aver preso una multa. Però mentre correvo, un dolore allo stomaco mi fece man mano rallentare, finché ero persi di vista e lui sparì, anche perché aveva il baricentro basso e si distruggeva. Così tornai alla macchina, la presi e andai a casa. Arrivato lì, vidi da lontano che c'era un furgone con una scritta Barabba Pignora Medici e un gruppo di curiosi intorno. Mi chiesi, chissà chi è lo sfigato a cui stanno togliendo tutta la roba? Arrivai vicino, c'erano dei miei vicini di casa, cercavo di parlargli ma loro tergiversavano, facevano finta di parlare al cellulare. Poi capì che lo sfigato ero io, infatti vedevo la mia roba che saliva sul furgone. Quindi fermai un operaio e dissi, ma scusi, io non ero neanche in casa, voi mi state svuotando l'alloggio, com'è possibile? E questo mi rispose, caro signore, non se la prenda con me, io faccio solo il mio lavoro. A quel punto vidi che c'era un omone enorme, veloce anche, con un trasportino per animali e dentro c'era il mio gatto. Così l'ira mi prese, mi avventai addosso a questo omone e cercai di strappargli il trasportino, ma non so da dove, comunque mi arrivò un pugno in faccia che mi stese e svegli. Dopo mi svegliai, non tanto perché mi era passata la botta, ma perché il dolore allo stomaco era ancora più forte e addirittura non riuscivo neanche tanto bene a respirare, però qualche secondo. Poi, respirando, riuscii a salire le scale ad arrivare nel mio alloggio. Mi sedetti nel vuoto che c'era e decisi di chiamare la mia fidanzata. Gli raccontai cosa era successo e lei mi disse, Mario, sei sempre il solito. Non hai progetti, vivi di niente, fai sempre casini. Io ho bisogno di un tipo più stabile. Tra noi è finito. Bestemmiamo. E però il dolore allo stomaco divenne ancora più acuto, tanto che piansi dal dolore, rimasi lì per terra tramortito. Volevo anche chiamare l'ambulanza, ma ho scaraventato il cellulare contro il muro che lei mi aveva lasciato. Quindi decisi di scendere di fretta le scale, prendere la macchina e arrivare in ospedale. Ci arrivai in mente non si dica e lasciai lì la macchina dove capitavo. Entrai nella hall dell'ospedale e svegli di nuovo. Dopo qualche giorno mi risvegliai e mi dissero che avevo avuto un'ulcera fortissima dovuta allo stress e che dovevo stare molto tranquillo perché sennò mi sarebbe potuta capitare di nuovo. Io cercai di stare più tranquillo possibile e ci riuscii anche. Ho avuto solo un piccolo screzio con un'infermiera, era quella che mi portava da mangiare tutti i giorni, e mi portava sempre brodo. Io un giorno gli dissi, scusi signore, io non ce la faccio più a mangiare brodo, sto cagando da distare, non ce la faccio veramente più. E lei mi disse, guardi caro signore, non se la prenda con me, io faccio solo il mio lavoro. Più che tranquillo, in quei giorni ero veramente molto triste, tra l'ospedale di per sé, tanta molta tristezza, ma poi anche per tutte le cose che mi erano successe. Però conobbi una ragazza molto divertente, molto simpatica, faceva veramente morire. Anche perché aveva l'AIDS, quindi uno doveva stare un po' attento a quello che faceva. E lei un giorno mi disse, visto che mi vedeva sempre triste, mi disse, Mario, sai, la resistenza è come l'energia del sole, è rinnovabile. Tu ogni giorno hai una nuova battaglia da combattere, hai nuovi fantasmi. È come se in una giornata di caldo arrivi la sera e pensi che sia finita lì, ma il giorno dopo farà ancora più freddo, il giorno dopo ancora brucerai al sole. Tu dovrai sempre resistere per il rispetto tuo e anche della tua vita. Comunque qualche giorno dopo, io pensando alle parole di questa ragazza che lottava per la vita, non per le mie cazzate, perché una multa potevo trovare i soldi e pagarla,
I mobili probabilmente me l'avrebbero restituiti perché c'era stato uno sbaglio. E poi la mia ragazza evidentemente non mi meritava, no? Si dice così quando ti lasciano, non mi meritava, solo che non ti chiedono mai, ma io ti merito? No, loro sanno già che non ti meritano che ti lasciano. Comunque, qualche giorno dopo, finalmente uscì dall'ospedale e con grande sorpresa trovai ancora la mia macchina lì dove l'avevo lasciata, anche se non l'avevo probabilmente chiusa, era ancora lì intatta. Mi avvicinai, vidi però che sul parabrezza c'era un fogliettino bianco. C'era scritto: divieto di sosta, 35 euro. Poi vidi tra le macchine un omino piccolino vestito da vigile urbano. Lo guardai e lui guardò me ed iniziò a scappare. Ed io ad inseguirlo. Forte, molto forte. In realtà ci siamo dimenticati di dire che in realtà sono i vincitori delle donne isolate che devono portare la Lizza, nel senso che è un'ora complessissima e lunghissima, impiegherò 7 minuti a raccontarvela, ma gli altri, quelli che sono arrivati secondi, cioè gli altri, in realtà il libro che hanno portato è stato vinto da quelli che hanno vinto la serata. Cosa complessa, ma non è l'ora che mi deve interessare, però è giusto che voi lo sappiate. È solo per spiegarvi come mai qualcuno i libri e qualcun altro. Fino adesso l'hanno portato tutti. Secondo me ce la dobbiamo andare. Una volta conoscevo un tizio che diceva sempre no. No è stata la prima parola che ho imparato da bambino. Così quando la mamma gli diceva dai, ti mangia la minestrina, lui diceva no. E anche quando è cresciuto continuava sempre a dire no. Ha detto no alla scuola, però poi è stato bocciato. Ha detto no al lavoro, però poi è stato licenziato. Ha detto no al partito, però poi è stato allontanato. Ha detto no anche allo Stato, però poi è stato schedato. E poi un giorno, dopo tutti questi no, è sparito come ingoiato dalla terra. Dopo qualche mese preoccupata, incrociando un suo amico, gli chiedo scusa, ma tu sai che fine ha fatto D? E lui mi dice, ma come, non sai? È andato in montagna, adesso abita in un paesino di frontiera vicino alla Francia. Ha abbandonato tutto, vive con quelle persone, ti ricordi? E così un giorno prendo il coraggio a due mani e vado a trovare T. Ciao T, come stai? Volevo sapere cosa hai fatto in questi mesi perché sei sparito e non mi hai fatto sapere nulla. E lui fa un sorriso strano e dice, adesso mi occupo di piante. E io rimango un attimo disorientata e gli dico, ma come T? Tu adesso ti dai al giardinaggio, tu che dicevi sempre no. E lui sorride ancora una volta e mi dice, sì. Ora, per esempio, ho conosciuto una pianta indiana, una pianta molto particolare che si chiama vetiver. La usano per bloccare le frane. La mettono sui versanti delle montagne perché ha delle radici lunghissime che arrivano in grande profondità. Bloccano la terra e gli impediscono di scendere a valle. Ma la cosa più bella di questa pianta è che queste radici così profonde, così forti, rimangono sempre nella terra e se tu cammini sul versante della montagna non sai che quei ciuffi di erba verde in realtà sono un vetiver e sono la causa per la quale la montagna è ancora in piedi e tu ci stai camminando sopra. È una pianta discreta ma dice sempre no. E poi dopo questa chiacchierata strana io sono tornata in città e non ho più visto T. Qualche mese dopo sono andata a casa di un suo amico e il suo nome è saltato nuovamente fuori. E lui mi dice, ma come, non hai sentito di T? E io, beh sì, che sei andato al giardinaggio, sorrido. E lui, un po' disorientato, no, non hai letto i giornali negli ultimi giorni, non sai cosa è successo a T. E io dico, no. E intanto provo a pensare a quale strano articolo di botanica potrebbe essere stato dedicato a T. E l'amico mi dice, no no, la botanica non c'entra, T è stato arrestato. È stato arrestato perché l'hanno beccato in un paesino di frontiera vicino alla Francia a falsificare i documenti e ad aiutare la gente ad espatriare. Ed è stata una scena strana, sai,
quando l'hanno portato via, me l'hanno raccontato. Lui urlava, urlava e diceva delle cose strane su quelle sue piante. Diceva, le radici, quelle buone, non si vedono. E anche se tentate di fermarle, le radici sono saldamente attaccate alla terra e agiscono di nascosto, non si fanno vedere. E poi, mentre lo portavano via, alla gente disorientata che osservava la scena, indicava una distesa verde tutta attorno alla sua casa e diceva, dovreste imparare da loro, indicando il vetiver. La vede a livello di resistenza, abbiamo preparato una motivazione. Ecco, è un nuovo genere musicale, voi non lo sapete. È una motivazione perché io porto delle medaglie. Ecco, la motivazione sta in questa cosa. Poi canteremo tutti insieme una canzone molto famosa. Quindi vado con la motivazione. Il momento è indicato. Nell'ora tragica della patria, quasi inermi, ma forti verso l'umana volontà, tutto sacrificando a un ideale supremo di giustizia, i volontari della libertà affrontando la lotta ad oltranza contro la tirannide che ancora una volta opprimeva la nostra terra. In una superba sfida al secolare nemico e ai traditori fascisti, dall'esempio dei martiri e degli eroi del passato, trassero incitamento per vincere o morire, innalzando nella lotta la bandiera invitta del risorgimento. Appesi alle forche e sotto il piombo del barbaro nemico, morirono intrepidi rinnovando il sacrificio dei Menaghi, dei Menaghi, dei Morosini, dei Pesaghi, dei Busser Café, senza speranza di premio per sé, ma con certezza di bene per la patria. Una mattina sono alzato, nella Yeah.
Poi mandano una foto dello squilibrato e mia figlia mi domanda: papà, ma il manto è cattivo? Ma no, non è il manto quello, quello è Armando, l'Armando, io lo conosco. È uno che odia la famiglia, la politica, la polizia, i carabinieri, il calcio, ma non è cattivo. In quel momento suona il telefono, il carabiniere mi domanda se io sono io. Sì. E allora mi dice di tenere l'Armando abbastanza a lungo al telefono, in modo che il cecchino possa prendere la mira. Passa qualche secondo. Ciao, sono io. Armando, per piacere, intanto togliti dalla finestra. Sì, sì, subito, subito. Ti ricordi di quando sono scappato a casa? Quando? Da bambino. Eh sì, mi ricordo. Qui parte un racconto dell'Armando. Era un bambino stufo di sentire i genitori che litigavano fra di loro rinfacciandosi che dovevano stare insieme a causa sua. E ogni tanto, quando lui passava che litigavano, lo botte. E così decide di scappare di casa. Pensa sabato mattina, no, perché c'è scuola, allora sabato pomeriggio, no, perché piove, domenica mattina scappa di casa. Appena arrivato fuori dal paese, un tale Nicolao gli dà un passaggio in macchina. E a metà della campagna ferma la macchina, tira il freno a mano, vuole mostrargli la pancera. E Armando dice: no, grazie, come se avessi accettato. E so botte, che quando smonta la macchina ha le orecchie piene di vespe. E sarà per quello, sarà per caso, se per sbaglia strada, prende l'argine che torna in paese, presidiato da due fratelli, i fratelli Odore, detti Buei Marsi, vagamente politicizzati. Fermo! Far passare da qua, bisogna dire viva il Duce! Dici viva il Duce! Armando dice: grazie, come se avessi accettato. E so botte un'altra volta come una bestia. Così Armando tocca tornare a casa a cambiarsi, tanto non c'è nessuno a casa. Cambia il biglietto, colora, fa un panino, pomeriggio riparte, scappa di casa di nuovo. Fa tutto il borgo e sente che il flipper va nel bar da Gianni, allora va a dare un occhio, c'è uno che è in ritardo dall'amorosa, allora gli dice: finisci tu la partita. E con l'ultima panina, dopo 2 ore, Armando ha quasi fatto il record mondiale dilettante. Anche in quel momento Gianni chiude il bar, spegne il flipper, verso il portello, perché c'era qualcuno che giocava con i soldi falsi. E quando trova soldi falsi, che sia stato Armando o no, svolta. Così l'Armando tocca andare a casa a cambiarsi, che ha la maglietta sporca di sangue, i pantaloni sporchi di pedata. E alle 3 della notte la gazzella e i carabinieri lo becca sulla strada del Padova e lo porta in caserma. Chi sei? Chi sei? Chi sei? Prigioniero politico! Il brigadiere porta pazienza al padre di famiglia, ma dopo che insiste, sono morte. Così Armando confessa nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e anche di avere falsificato moneta del flipper, anche se non è vero. Alle 5 di mattina, quando i genitori lo vedono arrivare col brigadiere, incazzati neri perché non si era accorti che non era in camera, ma soprattutto per la figura di merda fatta dai carabinieri. E così bisogna educarlo, farlo venire su dritto e su volte. Quando vanno a letto alle 6 hanno le braccia indolenzite, le mani insensibili. E poi è andata sempre peggio, a fare al muratore, al carrellista, sottonaia, al petrolchimico, a Marghera. E tutti a chiamarlo anarchico e su volte. E io, invece, non volevo altro che non avere padroni e non ciappar più botte. Così, a un certo punto, un uomo sa che deve fare qualcosa. Ma no, Armando, dico io, non è successo niente, vieni fuori, fai ancora in tempo. Lascia liberi gli ostaggi, cosa hanno fatto loro di male? Sì, gli ostaggi, prima che sono entrati. Ma meschi, calori, botte, megadaggi, scampai, non c'è nessuno qua dentro. Solo la polizia e i carabinieri crede che sia qua dentro qualcuno. Allora, non è successo niente, vieni fuori, si può rifare, si può ricominciare. No, grazie, come se avessi accettato. Adesso, basta, vado a guardare fuori dalla finestra. Armando, no, ti prego. Ciao, stammi bene. Grazie. Thank you.
Questo è già un incoraggiamento. Immacolato, incorruttibile, inestinguibile, indistruttibile, perpetuo, resistente. È un minerale presente in natura, di colore del cielo e delle nuvole, può essere blu o bianco. È resistente al calore, alla pioggia, al vento, al tempo che passa. Nei tempi remoti i romani e i persiani lo usavano per avvolgere i cadaveri da cremare, perché procurava ceneri più chiare e per loro più chiaro era più puro. Poi i vichinghi e anche gli abitanti dell'impero del Catai, come racconta Marco Polo nel Migliore, ne facevano grande uso. Resistente, eterno. Agli inizi del Novecento, uno svizzero intuisce che unendo questa polverina magica con acqua e cemento crea un materiale indistruttibile, eterno, e lo chiama Eternit, dal latino Eternitas. Gli sembra un bel nome. È una manna per le mille applicazioni industriali. Con l'Eternit si fanno i guanti da forno, i tubi per gli acquedotti, le vernici, le tegole, i tetti, le fioriere, le sedie da spiaggia. Resistente, eterno. Casale Monferrato, primi del Novecento. Terra contadina di tartufi, di vigneti, di fresa, barbera, di rivolino. L'arrivo della fabbrica dell'Eternit fa presagire nuovi orizzonti di lavoro, di progresso, di prosperità. Cambia anche la fisionomia della città. Sempre un velo impalpabile, etereo, come di borotalco, si posa sulle strade, imbianca i capelli delle persone, infarina gli alberi, impregna gli abiti e si deposita dolcemente, inesorabilmente, nei polmoni delle operaie e degli operai che lavorano nella fabbrica dell'Eternit e anche nelle mogli che davano alla fine della giornata di lavoro le tute da lavoro dei loro mariti. Resistente, resistente. Mario ha una fitta alla schiena e da 2 anni ha delle fitte lancinanti che gli procurano un dolore incredibile. Lui non lo sa, ma la polverina bianca che ha respirato per anni a lavorare nella fabbrica dell'Eternit gli ha procurato una forma tumorale alla pleura, come lui migliaia di casalesi e di altre persone che hanno lavorato in quella fabbrica. Mario ha contratto il mesotelioma pleurico, una malattia mortale che non lascia scampo. Eterno. Resistente, resistente, come Romana Blasotti Pavesi, la moglie di Mario. Lei ha 83 anni, da anni, insieme ad altre persone coraggiose come lei, conduce una battaglia che l'ha portata a far celebrare qui a Torino nel 2009 il più grande processo che sia mai stato istituito in Europa per rendere giustizia alle vittime dell'amianto. L'amianto che è stato dichiarato proibito e fuori legge in Italia nel 1992, ma che ancora oggi continua a far morire e continuerà a far morire migliaia di persone in tutto il mondo. Eterno, resistente, resistente come Romana, che ha resistito fino ad oggi alla morte di suo padre Ottavio, di suo marito Mario, di sua figlia Maria Rosa e di suo nipote
Giorgio. Grazie. Ho un libro, Il sentiero dei nidi di rana di Italo Calvino, che è una storia secondo me molto bella sulla resistenza proprio partigiana, parte da racconti concreti che mi è piaciuto molto. Anche perché io non parlerò di resistenza partigiana, ma un po' la storia della mia vita, che in 5 minuti appunto non le scegliere un taglio, ho scelto quello più o meno professionale. Sono fisico della ricerca in fisica teorica, non in educazione fisica. E quindi sì, cerco di dare un taglio, cioè il taglio della resistenza lo vedo molto nella mia professionalità di fisico, anche se ora non lavoro con quello, perché più o meno nella mia vita io vedo, non so come, forse in quella di ognuno ci stanno due forze, no? Si resiste sempre a una forza, una che è la forza vitale, un po' così, che da libero gioco tutto quello che c'è in te, a te stesso, comunque a quello che ti sia, gli impulsi che ti si presentano dentro di te o da cui sei attraversato, non lo so, però una forza vitale. Quella che i greci che quest'anno mi hanno insegnato greco forse chiamavano Zoe, no? Proprio forza vitale, non so come dire. E un'altra invece la resistenza, che sono tutte quelle tendenze che abbiamo, le paure che ci fanno rimanere ancorate alle nostre cose, tutto quello che si oppone al libero fluire, diciamo, di Zoe. Però la resistenza anche si trova nelle motivazioni ben forti, infatti è una battaglia poi tra Zoe e la resistenza molto complicata. Infatti, nella fattispecie, non so, cercare il fondamento, le cose ultime, la fisica, perché uno ci crede, così, perché se la dura molto poi la resistenza, però secondo me poi i motivi che ci diamo per non lasciar vincere Zoe, queste cose più allegre, creative, forse, sono tutte cazzate, insomma, non è tanto il fondamento, la ricerca del fondamento, ma sono eventi che casualmente ci accadono e poi noi seguiamo tutta la vita certe strade. Ad esempio per me la fisica, non so, ovviamente l'avevo legata alla mia destra dell'elementare, la fattispecie, ho un rapporto un po' conflittuale con lei, no? Un po' di sfida così. Ad esempio questo è un altro forma di resistenza, un episodio per dire come era di sfida, c'entra già con matematica e fisica, ho finito il compito di matematica, gli ho dato, ah, c'è il compito di matematica, ah bravo Paolo, stai lì, ho detto ma cosa faccio? Allora mi ha dato un esercizio, però tempo pieno, c'erano 4 ore, ho finito l'esercizio. Faccio, cosa faccio? Lei è un po' scocciata, ma lei immagino c'ha anche ragione. Fa, grattati il naso. E io l'ho iniziato a grattare il naso così, resistente. 4:30 sopra la campanella, si va via. E io c'ho questo naso che sanguinava, insomma, la mamma veniva a prendere la torcia, questo qua, l'infermeria della scuola, dicevo tutto. Ma... Quindi, no, cioè, questo per dire il rapporto conflittuale che avevo con la maestra. E poi altre lezioni, spiegavo lo zero, mi prendevo un po' di punti in matematica, fai Paolo lo zero, io dicevo, bonus. E io dico, lo zero non lo capirete mai bene, un numero difficilissimo alla base di tutto. Io dico, perché uno più zero sa che, cioè più o meno mi tornava, però lei diceva difficilissimo. E io dicevo, no, io sto zero lo capisco. Allora io dicevo, lo zero, il niente, il nulla, quindi un po' matematica, un po' fisica, il vuoto, il niente. Alla fine sta sfida con i numeri, con la maestra, ho iniziato a divertirmi con questa parte logica, diciamo, non ordine razionale. Allora continuavo questa parte logica così. Che veniva fuori e poi vabbè per andare avanti noi saltiamo elementari, superiori, così sono andato avanti e sto io logico, diciamo, questa mia parte logica cresceva, razionale, questa parte del cervello, no? Che del cervello non serve bene, io me la immagino un po' come se uno sviluppa tanto l'orecchio, no? Un orecchio perché si sente bene, questo orecchio alla fine è enorme, magari c'è gli occhi piccoli, tutto uno sistema non riesce a vedere, ma c'è questo orecchio della parte logica che sente tutto. E poi io non c'entri di mano, non c'ho l'orecchio grande, sento bene tutto a posto. Però poi non è vero che un orecchio sei troppo grande, pesa di qua, per bilanciare la idea di muovo, poi succhia l'energia, la fa cadere magari anche i capelli perché non va più i capelli, si vede l'orecchio sempre più grande. E ti bilancia, ti stringe la pancia perché sbilancia, insomma non è che è così sano se restano le vela, magari per bilanciare escono le morroglie, io non so tutto. È complicato anche a livello piano l'orecchio, per essere meglio che il cervello, secondo me. Ah, meno male che ho un'immagine. E comunque, quindi mi sentivo con questo orecchio grande, poi c'è sempre questa battaglia tra la parte che non ho mai perso, comunque quella, diciamo, di Zoe, diciamo, all'inizio, i liberi impulsi, queste cose, che non voleva fare fisica, e invece la parte che per la sfida stupida con la maestra, no, fai fisica, vai avanti, è importante. E allora sono successe tante cose, un po' si sono combattute queste sfide,
uscite per 20 anni o meno, e alla fine, non so, no, alla fine, diciamo un aneddoto per come si sono combattute, non so, ho fatto il dottorato, il fisico per fare ricerca, allora dice, ah, prendi, vai, viaggiamo un pochino a Torino, poi così c'è entrando un'altra resistenza, che magari è la resistenza alla storia di coppia istituzionalizzata, proprio bene, no? Ora, c'ho la ragazza a New York, vado a trovare la ragazza a New York, così, mentre ho il dottorato a Torino, studiavo tanto, allora ci parlo a New York una settimana di svago, e no, c'è anche l'università di New York, le più prestigiose, allora dico, vabbè, vado all'NYU, sentiamo, perché magari, pensa se ti prendono qua, fai il dottorato qua, c'è cioè la ragazza, è a poco, cioè sei a casa, la coppia, istituzionalità, e anche fisica, cioè New York era meglio, c'è cioè New York, vado all'università, parlo con un inglese un po' penoso, con un inglese un po' penoso, e quindi non me l'aspettavo proprio, però alla fine per il giorno fanno, ah no, vabbè, se vuoi fare il dottorato qua, va bene, ti pagano anche di più, e io dico, mamma mia, guarda, mi do la resistenza, mi facevo tutte queste cose. E poi, quindi, vengo a New York, vado a vivere con la ragazza e faccio film, cioè era proprio il massimo per la mia forza, quella della maestra, secondo me. Tant'è che poi, allora con la ragazza, ah sì, facciamo, andiamo, e poi mi accompagna all'aeroporto, che comunque devo tornare a Torino. E qui invece il Zoe, secondo me, si è fatto un po' sentire la forza vitale, perché all'aeroporto poi c'era questa cosa che lei a New York è tanto lontano, non ci vediamo ancora per 2 mesi, chissà quando ci rivediamo, un momento anche molto intenso, proprio la prospettiva di rivedersi, così, ho detto per fare il check-in, però ci siamo, ormai vengo a vedere qua, così. Vado a fare il check-in all'aeroporto e dico, mo, poi stiamo insieme, parliamo, non fare o non fare. E poi mi ricordo che pensavo, ah sì, la ragazza, sì, la ragazza, cioè tutto posto, dopo il check-in proprio automaticamente sono entrato, mi sono imbarcato, non sono più andato dalla ragazza. E questo è stato, insomma, un po' per non c'era neanche cellulare da dire, chiamare, no, mi sono sbagliato, l'aeroporto di New York è spesso, cioè non è che mi dice, ah, esco un attimo, no, e quindi questa ragazza poi viene rimasta lì all'aeroporto, che non, insomma, non è più andato. E questo secondo me è stato un segno chiaro di Zoeco, perché secondo me c'è la forza vitale che non la fa, in un certo senso resistere alla resistenza di Fisco, vabbè. E poi vabbè, per finirla, la storia è andata avanti ancora per le lunghe, ci sono vari anelli, tutta la fase omistico, magari un po' più sesso, droga, rock and roll, per resistere. E alla fine 2 anni fa c'era sta borsa dentro dei cervelli, no? Perché chiamano cervello in fuga, no? E ho vinto dentro dei cervelli. E rientro dei cervelli. A me il cervello mi sono visto l'orecchio proprio, ho visto un retro e l'orecchio, penso l'orecchio, che avete un orologio? E poi ho fatto, insomma, la cosa del cervello, mi sono fatto l'idea e andiamo lì. Dopo qualche minuto, dopo qualche ora, non so più, ho perso il conto, è pronta la cena alle 7 puntuali, una cena silenziosa. Alla fine della cena ci guardiamo di sottecchi e decidiamo di abbandonare la casa della nonna. Io vengo scelta come portavoce, vado da Erika e gli dico, senti Erika, abbiamo deciso di ripartire stasera. Erika è concorde, ci segue e insieme quella sera stessa ce ne andiamo via. Da quel giorno nessuno ha più parlato della sua lentezza. Vorrei continuare a parlarvi di una resistenza un pochino diversa di quella raccontata prima, non troppo lontana dalla nostra terra, quindi boh. Ashraf, 14 anni ad ottobre, alto, magro, passa tutto il giorno a rompere pietre con un martello. Un martello che l'aveva regalato un italiano, morto qualche mese fa, si chiamava Vittorio. Lui se l'è legato praticamente con uno straccio all'avambraccio e va avanti, dalle 7 del mattino alle 5 della sera, sotto il sole, sulla polvere, a rompere pietre sopra sta strada. C'è poi un assistente che si chiama Yusser, arriva più o meno la sua faccia,
un cane randagio, un bimbo senza famiglia, un bimbo senza nessuno, un bimbo di strada. Però lo ha letto il fratello maggiore. E con Ashraf parlano di primi amori, parlano di Beckham e di quel tiro a forma di torero che riescono a fare il campetto dietro, a dove lavora Ashraf, vicino a quel tunnel che non si può nominare. La giornata tipo di Ashraf è questa. 7 del mattino comincia a battere le pietre, a rompere le pietre, a massacrare le pietre, che poi prende su un carretto e vende. Ad Abu Dajjar, signore che ha una fabbrica, che quando c'è la corrente mischia polvere di pietra a cemento che arriva dal tunnel dai vicini egiziani, costruisce mattoni. Abu Dajjar ha questi ragazzini che lavorano per lui e con emissari serissimi e severissimi li controlla giorno e notte, perché lui riesce a pagare per ogni incarico 10 shekel, moneta israeliana che vuol dire 2 euro. E deve ben controllare che questi ragazzini che massacrano pietre non li vendano ad un concorrente, ma solo a lui. Devo dire che Ashraf è bravissimo ad organizzare la sua giornata. In questo massacro quotidiano riesce comunque a ritagliarsi un'ora di tempo, dalle 13 alle 14, per essere un pochino a prendere la frescura con Yusser sotto un ulivo, in un posto segreto che non conoscono solo loro. Dopodiché va avanti e indietro fino alla fabbrica di Abu Dajjar, poi torna e dorme sotto il suo carretto. Perché a Gaza nessuno più ha proprietà terriera. Perché a Gaza se lasci le pietre le perdi. Se a Gaza ti allontani dalle tue pietre, la mattina dopo non le trovi, non le puoi rompere, non le puoi massacrare, non le puoi vendere, non puoi mangiare a Gaza. Un giorno Giuseppe aveva un fibrone da cavallo, ma Ashraf lo capiva perché più sera era bollente proprio. E allora lui andava avanti a lavorare, senza pausa, e si preoccupava. Io sera, come stai? Lui non rispondeva. Metà pomeriggio decise bene di portarlo in quella casa famiglia d'europei, di cui parlava Vittorio 2 mesi fa, di lasciarlo lì. Però a quel punto non c'era più tempo, aveva perso troppo tempo. Abu Dajjar aveva chiesto ben 6 carichi quel giorno, perché doveva costruire 800 mattoni. Ashraf non ce la faceva, era stanco, distrutto, aveva perso tempo, non avrebbe mai potuto adempiere il proprio obbligo e in cuor suo era terrorizzato, temeva gli emissari di Abu Dajjar. Cosa sarebbe successo quando si sarebbero accorti che i famosi 2 carichi non erano arrivati? Ma lui era stanco, erano 2 anni che rompeva le pietre della propria casa bombardata dagli israeliani durante l'operazione Piombo Fuso, erano le pietre della sua casa. Basta, decise bene di correre e andarsi a riparare da solo sotto il suo carretto, dove? Il suo posto segreto vicino al vivo. Evidentemente si arrivò all'ora del tramonto e l'ora del tramonto fece sì che Abu Dajjar, sulle dita della mano, gli mancavano 2 carichi, famosi carichi che avrebbero portato ancora materiale per 800 mattoni. Chi le fa le case a Gaza? Nessuno più, tanto, vengono distrutte, vengono mangiate. Immediatamente mandò la sua pattuglia di emissari, scusa, gli cani, ma Gaza è una striscia, lo sapete. Immediatamente la prima tappa, guarda caso, fu cosa? La casa degli europei, dove trovarono Yusser. Ma Yusser era in delirio, che aveva febbre alta, perché aveva bevuto solo la Coca-Cola per far scendere la febbre. Gliela aveva regalata a Ashraf pagando in quel modo quello che era stato il bottino dei 4 carichi giornalieri. E Yusser non ebbe il coraggio, non capì neanche che non avrebbe dovuto dire dove loro avrebbero dovuto trovare Ashraf. Confessò dove era sito il voto segreto, ma ovviamente la pattuglia, in men che non si dica, arrivò su quel posto e trovò una scena incredibile, perché all'ora del tramonto c'era il carretto sotto Ashraf, 14 anni, ma forse ottobre, dormiva, ma davanti al carretto c'era una casa, c'era il perimetro di una casa, un pochino come quelli che facciamo noi con la Lego. Il perimetro aveva un'altezza di 50 centimetri, era un perimetro di fango, c'erano 3 stanze e Ashraf aveva scritto dentro con forza sulla sabbia, sulla polvere, con la bacchetta: Ashraf, Yusser, Yazira, la bimba che lui amava e non trovava più. E fuori aveva disegnato un piccolo campetto di calcio dove forse avrebbe potuto giocare con Yusser. L'emissario di Abu Dajjar non ebbe scrupoli. Colpo secco sotto il carretto, si saltò
dal sonno di una testata sotto il carretto ed ebbe la forza di dire: cosa volete? Andate fuori, questa è la mia casa e sarà la mia casa finché non sarà costruita e qualcuno non la distruggerà. E io rimarrò qui sotto perché almeno così mi potrò proteggere dal prossimo fuoco di piombo degli israeliani. Grazie. La verità rende celibi e tu non fai eccezione, amico mio. Questa frase era tornata per seguitare Francesco dopo che in gioventù era stato un vero tormentone per lui. A dirla il suo amico Mario, burbero, acchiappone, seduttore. E le loro vite erano state completamente diverse. Mario aveva sposato la bellissima Clara e aveva avuto almeno una storia importante con una donna altrettanto di valore. Francesco, dopo un fidanzamento andato a rotoli per eccesso di sincerità, mai, mai credere a una fidanzata che ti dice dimmi quello che pensi. Si era ritirato dietro al banco del suo negozio e fra i fiori serviva l'amore conto terzi. Due mesi fa è entrato nel suo negozio il notaio Andretta, il quale apportava due buste. Una c'era scritto per Clara, l'altra semplicemente per il mio amore. Le mandava Mario, morto 8 mesi prima, che aveva pensato di fare per Natale alle sue donne un regalo speciale e chiedeva a Francesco di realizzare i due più bei mazzi di fiori che potesse e consegnarli, secondo le disposizioni del notaio, proprio alla vigilia di Natale. Francesco era indeciso, non sapeva cosa fare, perché pensava: se la verità deve essere la linea della mia vita, almeno i morti dovrebbero sentirsi liberati dall'obbligo di mentire e possono essere sinceri. Per cui era intenzionato a non accettare, però poi un po' la curiosità di vedere chi fosse questa donna segreta, un po' il fatto che Clara era stato il suo amore segreto fin dalla prima gioventù, ebbero la meglio, aveva voglia di vederla e così decise di accettare. E la vigilia di Natale si presentò a casa di Clara, girò sulla porta, della porta sul retro, bussò alla cucina e lei venne ad aprire, più bella che mai, bella come sempre, e dietro di lei tutti gli odori della cucina del Natale. E a Francesco tremavano le gambe. Consegnò il mazzo di fiori, Clara riconobbe la calligrafia di Mario e in lacrime si nascose, sparì oltre la cucina da qualche parte. Lui si sentì come un guardone, si sentì di troppo, quindi se ne tornò dalla parte anteriore della casa, si rende sui gradini e come da disposizione del notaio telefonò dicendo: oh, adesso ho consegnato il mazzo, dove devo consegnare l'altro. E in quel momento, guardando la busta, si rese conto di aver consegnato questa busta sbagliata. Si sentiva uno schifo, una merda, l'ultimo degli uomini. Allora si girò e cominciò a picchiare convulsamente sulla porta d'ingresso della casa di Clara per tentare di fermarla e la sentì arrivare correndo e piangendo. Lei spalancò la porta, gli buttò le braccia al collo, lo baciò solamente su una guancia e gli disse: era tutta la vita che aspettavo queste parole. Grazie Francesco, ma tu perché bussi? No. E Francesco se ne andò al furgone e intanto la segretaria lo aveva messo in comunicazione col notaio e il notaio gli disse: ha consegnato? Sì, però ho fatto un casino, ho consegnato la lettera sbagliata, io mi scuso. No, non c'è problema, senta le ultime disposizioni. Se, come penso, il mio amico Francesco avrà consegnato la lettera sbagliata, lo preghi di leggere la lettera che gli è rimasta in mano. Francesco aprì la lettera. Nella lettera c'era scritto: Francesco, amico mio, se ancora vivi, ama, ama sempre, perché ne vale la pena sempre. E hai ragione tu, la verità rende liberi. Ma quella verità deve essere intesa come autenticità dei sentimenti, non come arma per ferire. Se ami, dillo a chiunque, anche a Clara. Buon Natale, tuo Mario. Grazie.
hôtel, car les oiseaux du bon Dieu. Vado a Parigi. Vado a Parigi, forse incontrerò Jules Greco, Georges Bassin, sono veramente eccitata. Ho 22 anni, non specifico l'anno, lasciamo perdere. E ho quasi finito l'università e sono al quarto anno e ho un po' di difficoltà a superare l'ultimo esame scritto, perché una volta l'università era molto selettiva. E cosa faccio? Beh, vado a Parigi con la mia amica Sara. Sì, e che facciamo a Parigi? Non c'era l'Erasmus, non c'era Leonardo. Cosa facciamo? Facciamo le ragazze da Pari, che poi vuol dire andare lì, lavorare, stare in una famiglia, fare le babysitter, fare qualche lavoretto di casa, loro ti danno l'argent de poche e tu poi la sera puoi divertirti e folleggiare. Insomma, l'argent de poche, intendiamoci, saranno stati 100 franchi al mese. Quindi io e Sara partiamo, prendiamo il treno con l'Interrail o l'Interrail, dipende se siamo anglofili o francofili, partiamo e andiamo a Parigi. Andiamo a Parigi, avevamo già l'appuntamento con l'agenzia, ci rivolgiamo, la signora fa, ecco, per quanto riguarda lei, e si rivolge a Sara, già stasera la famiglia è disponibile, perché è tornata già dalla montagna, quindi si tratta di andare nel 16° arrondissement, uno dei quartieri più chic di Parigi, quindi queste sono indicazioni, la metro, bla bla bla, e quindi ci salutiamo, io e Sara, sì, ok, ci sentiamo domani. Non con il cellulare ovviamente, ci telefoniamo alla cabina telefonica. Sapete che in Francia una volta se tu davi il numero di telefono della cabina potevi farti chiamare dagli amici, dalla mamma, dai parenti, quindi tu rimanevi lì davanti alla cabina, aspettavi che il signore finisse di telefonare, poi entravi e ascoltavi e sentivi quel trillo che arrivava e potevi parlare. Sara va e io? E guardi, c'è stato un disguido, i signori che dovrebbero appunto ospitarla non sono ancora arrivati dal mare o dalla montagna e quindi lei dovrebbe passare la notte in un ostello, questo è l'indirizzo, eccetera. Sì, va bene. E noi eravamo appena arrivati alla Gare de Lyon, eravamo un po' stordite, la Lumière a Parigi, non sapevamo cosa fare, quindi ci siamo sedute sui gradini, ci siamo vestite come le brave italiane, abbiamo mangiato del parmigiano reggiano sui tortellini che mi aveva dato la mia mamma. Dopo esserci rifocillate, vivi l'Italia, vivi la France, perché loro dicono che i formaggi francesi sono i migliori d'Italia, in realtà sono tutti uguali, i migliori della Francia in realtà sono tutti uguali, cambiano semplicemente il nome. E allora io aspetto, cosa faccio? Ho paura, non conosco bene la città, mi piazzo in una piazza vicino alla Gare de Lyon e do da mangiare ai piccioni, come un po' di parmigiano reggiano, cioè c'est du luxe, voilà. E dovevo mangiare fin quando arriva la sera, io vado all'ostello perché non si poteva arrivare troppo presto e mi piazzo in questo ostello. Il giorno dopo vado in questa famiglia, mi accoglie una signora che somigliava a Julia Roberts, vedo questi due bambini, già li ho visti investatissimi, hanno 7-4 anni, ma siamo... Comunque dopo un mese loro imparano già il piemontese, gli avevo insegnato una canzoncina, è molto bello il piemontese con l'accento francese, era una sorta di filastrocca che faceva dindalalan, la morte del can, camucci, diceva, e però loro dindalalan, la morte del can. Quando arrivava la mamma la sera, mamma, Giustina ci ha insegnato una canzone in italiano, sì, in effetti dindalalan, la morte del can, camucci, eccetera. Io e Sara ci sentivamo ogni tanto, ma Sara aveva qualche problema. Dopo il primo mese ci vedevamo, lei era molto triste, cosa c'è? Non mi trovo bene, questa famiglia mi trattano malissimo, mi fanno fare la ragazzata, mi fanno fare la schiava, io lavo i piatti, lei mi tratta malissimo, hanno due cani enormi che sporcano e lei mi dice mi obbliga a pulire perché naturalmente pisciano e cagano in casa perché non mi fa uscire nonostante abbia un giardino meraviglioso. E Sara, io vedevo che stava veramente male. Passa un altro mese e Sara comincia a ingrassare, diventa bulimica perché era nervosa, però non voleva ritornare a casa perché per lei forse questo avrebbe rappresentato una sconfitta. Dopo due mesi e mezzo Sara viene di notte praticamente a casa dove io abitavo in una soffitta nello stesso palazzo dei signori dove io lavoravo insieme a dei portoghesi che friggevano allegramente tutta la sera ed era bellissimo la sera alla mattina scendere e sapere di sardine fritte e non era Chanel evidentemente e viene nel cuore della notte e dice portami via, io voglio tornare a casa. Voglio tornare a casa e faccio sì, però adesso tu torna lì perché ci sono dei problemi. Lei torna, il giorno dopo io vado a riprenderla, questa signora abbastanza merdosa, molto facile, è venuta, parlo in italiano, è venuta a prendere la sua amica per portarla in un ospedale psichiatrico? Che gentile la signora. No, sono venuta a prendere la mia amica per portarla via da questa casa di merda.
fatto una cosa così e le ho sputato, sì, scusatemi, io non avrei dovuto farlo, la porto via, la accompagno alla stazione alla Gare de Lyon, io piango, Sara piange, e mentre il treno sta partendo, Sara si avvicina alla porta di salita del treno, dove c'era una scritta, quella che dice non affacciate il finestrino, questa è la porta che dà sul binario, che in francese si dice porte donnant sur la voie. E mentre il treno parte, Sara mi guarda e copre con la mano porte donnant sur la vie. Sara tornava a casa e Sara sorrideva. Siamo stati molto attenti a registrare e a memorizzare le storie vere
io devo fare un credito, insomma, sono state storie molto interessanti e molto vere, però la sua storia è una storia di vita, perché lui ha raccontato l'esperienza che da 25 anni sono spalle. 22 anni lo porta in giro per il mondo, in quel caso una storia raccontata in Somalia, di vita vissuta, quindi avremo modo di regalare e premiare Michele con una storia, un audio racconto che finirà su www.sound.it, che realizzeremo nell'estate o a settembre. Grazie, e volevamo anche, visto che ci abbiamo preso gusto, fare una menzione speciale questa sera per Giustina Iannelli, che era l'altra storia della realtà sull'Eternit che ha raccontato questa sera, che ci ha emozionato molto, e anche quella storia la terremo nel radar di Dokusan. Grazie ancora, insomma, sodalizio con sé, grazie. Grazie. In questo momento. Sì, collegatevi adesso. Adesso. Ma noi andiamo a concludere perché siamo molto in ritardo. C'è un uomo con una bambina in braccio. Invitiamo all'uomo con la bambina in braccio di venire qua. Lui è ufficialmente il vincitore della prima missione di Storia di Lisa e si chiama Anika. Signori!